Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e il ben ritornato qui sul mio canale. Dato che nel video precedente abbiamo parlato su come intraprendere un percorso magico, allora ho pensato che magari ti poteva essere utile un video dove ti spiegavo gli effetti, le proprietà dell'energia lunare sulla nostra vita. E come abbiamo visto nel video precedente, la magia è energia, quindi non è niente di expecto patronum e roba di questo tipo. E la fonte di energia che ci influenza maggiormente nella nostra vita è l'energia lunare. E così come ti avevo suggerito nello scorso video, ovvero di fare piccoli incantesimi quotidiani senza ricorrere a chissà quante robe, da bacchette, incensi, pietre e quant'altro, ti ho suggerito di fare piccoli incantesimi soprattutto all'inizio con piccole e semplici cose che puoi avere già direttamente a casa tua senza star spendere troppi soldi. E quindi ciò che fa per te, o ciò che fa per me in questo caso, se vogliamo fare un incantesimo semplice senza dover preoccuparci troppo dei vari materiali da usare, possiamo semplicemente attingere all'energia lunare. Ma prima di buttarti a capofitto nella pratica di un incantesimo, ciò che dovrai fare è entrare in sintonia con la luna. Come entrare in sintonia con la luna? Di certo non ti dirò di andare in un parco di notte e di camminare sotto i raggi della luna tutto nudo, così come mamma t'ha fatto, e sentire quindi i suoi raggi che ti penetrano nella pelle. No, non ti chiederò nulla di questo tipo, perché probabilmente poi andresti a finire in carcere per atti osceni in un luogo pubblico, quindi evitiamo, e far caso alle varie fasi lunari e ai transiti nei segni zodiacali della luna. Quindi ti suggerisco di iniziare a prendere nota quando la luna è piena, quando la luna è calante, crescente o c'è la luna nuova, e in che segno zodiacale è in quel preciso momento. E quindi ti suggerisco anche di annotarti gli effetti che ha su di te quella precisa luna. Quindi magari se c'è la luna calante nel segno del cancro, probabilmente ti sentirai molto più sensibile e con meno energia. Per esempio a me è capitato che nella mia famiglia eravamo tutti nervosi e quindi discussioni a tutto andare, e poi ho fatto caso che eravamo tutti influenzati dalla luna crescente in Ariete. Quindi ti suggerisco anche di tenere un diario su dove annoti tutto quanto. Se sei fortunato, magari potresti anche fare delle passeggiate sotto i raggi della luna, ma non è che devi stare a denudarti. Io personalmente, abitando in città, mi è stato utile ammirare la luna nelle sue varie fasi. Se devo essere sincera, non l'ho fatto ogni giorno, però l'ho fatto molte volte, anche perché certe volte mi sentivo proprio il richiamo della luna, che tipo non riuscivo a distogliere lo sguardo ed ero tipo come in i virus in Rolf Spaccatutto. Quindi ti assicuro che anche semplicemente rimanere lì fermo a fissare la luna dal balcone o dalla finestra e rimanere lì a contemplare, sicuramente ti posso assicurare che funziona e otterrai gli stessi risultati che passeggiare in un bosco di notte sotto i raggi della luna, e quindi ti sentirai molto più legato ad essa. E infatti ci sono certi momenti in cui io mi perdo proprio completamente nell'ammirare la luna e la mia mente sembra navigare verso l'infinito e oltre, e non sento quasi più niente. E queste sono le semplici cose che ti consiglio di fare per entrare in sintonia con la luna. Io personalmente, per tenermi aggiornata con i vari transiti lunari e le varie fasi, utilizzo l'applicazione DAF Luna,
che trovate su Android, non so se c'è anche su iPhone. In caso comunque ti consiglio di scaricare un'applicazione dal telefono, così che tu possa sempre essere aggiornato in qualsiasi momento, perché sinceramente troppo sbatti cercare su Google le varie fasi lunari, in che fase lunare si trova la luna in questo momento, troppo sbatti sinceramente. Quindi è meglio l'applicazione, anche perché ti suggerisce quando tramonta e quando sorge la luna, e la cosa bellissima è che ti dice anche in che segno sono il sole e i vari pianeti, ed è la cosa più bella io abbia mai scaricato per il telefono. E poi guarda, è stupendo, ti fa vedere il cielo di oggi e le varie orbite. Ah, ed è anche gratis. Vabbè, appena sentirai di avere un certo feeling con la luna, potrai decidere di fare dei piccoli incantesimi utilizzando l'energia lunare, e in questo caso anche dei vari segni zodiacali. Magari nel prossimo video ti dirò gli effetti esoterici dei segni zodiacali. La luna nuova è ovviamente adatta ai nuovi inizi, quindi se vuoi iniziare qualcosa di nuovo, se vuoi intraprendere una nuova relazione, insomma se vuoi dare un cambiamento alla tua vita, la luna nuova è senz'altro quella che fa a caso tuo. Quindi se vuoi fare degli incantesimi per gli nuovi inizi, per portare una nuova direzione alla tua vita, fai caso alla luna nuova. La luna crescente, come dice ovviamente il nome crescente, serve per far accrescere qualcosa, per far aumentare qualcosa. Quindi se stai cercando di avere un aumento, o se stai cercando di avere una crescita personale, è il momento giusto per fare questo tipo di incantesimo. Quindi magari se vuoi accrescere un lato di te che senti un po' carente, potresti utilizzare gli effetti della luna crescente per questo scopo. O anche, per esempio, se hai iniziato un nuovo progetto, vorresti ottenere ancor più risultati positivi, la luna crescente è adatta a questo scopo. La luna piena invece ti permetterà di mettere in luce qualcosa o di ottenere risultati migliori. Quindi se hai iniziato un nuovo progetto, sicuramente riuscirai a ottenere risultati migliori se deciderai di fare incantesimi in questo periodo della settimana, o di mettere in luce qualche sospetto o qualche segreto, o per non essere sempre negativi, ti permetterà di mettere te in luce in caso in cui tu volessi far colpo su qualcuno, su qualcosa, o in caso in cui tu volessi far risaltare al meglio un aspetto di te. Quindi se volessi far emergere il tuo lato più femminile o il tuo lato più mascolino, la luna piena è quella che fa a caso tuo. La luna calante, come suggerisce il nome, ti permetterà di diminuire o attenuare gli effetti di qualcosa. Se tu stai cercando di perdere un vizio o di allontanare una persona tossica dalla tua vita, questo è il momento giusto che fa per te. O per essere molto più pratici, se tu decidi di tagliarti i capelli o farti i peli o farti la barba in fase di luna calante, questi cresceranno molto più lentamente. Ho provato sulla mia pelle e funziona davvero, non sto scherzando. Una volta tenuto presente gli effetti della luna nella nostra vita, potrai decidere quindi di fare dei piccoli incantesimi. Per piccoli incantesimi cosa intendo? Molto semplicemente prendi un pezzo di carta, una penna, e scrivi ciò che tu vuoi ottenere, il tuo intento, e poi bruciarlo con una candela. Se proprio vuoi, puoi anche decidere di far caso al colore della penna che utilizzi per scrivere, però non è indispensabile, ti basta anche una semplice penna nera e funziona comunque. L'importante, come ti avevo già suggerito nel video precedente,
è di credere fermamente nell'intento che tu vuoi realizzare. Mentre tu scrivi, ti concentri, credi fermamente in ciò che tu vuoi realizzare e ottenere. Poi, una volta bruciato il pezzo di carta, puoi decidere se le ceneri sotterrarle oppure lasciarle portare via dal vento. Ovviamente non avere fretta di ottenere i risultati. Abbi pazienza e vedrai che tutto si materializzerà nel momento giusto. Ovviamente continua a credere che tutto filerà liscio, continua a credere che otterrai quello che hai chiesto, anzi cerca comunque di fare del tuo meglio per far sì che i raggi della luna possano aumentare l'effetto. Quindi magari se tu stai cercando di perdere peso, cerca di fare quei piccoli cambiamenti nella tua vita che possono portare a questo effetto positivo. Magari iniziare a camminare un po' durante la giornata o a diminuire gli zuccheri, tanto per dire, e vedrai che i raggi della luna calante faranno molto più effetto a far sì che tu perda peso. O in caso in cui tu stessi cercando partner, cerca di far emergere il lato migliore di te, così che la luna piena può far brillare ancora di più questi tuoi aspetti positivi e magnifici. Con questo video spero di essere stata utile e che ti possa servire a qualcosa, te lo auguro di cuore. In caso in cui non ti fosse chiaro qualcosa o se avessi qualche domanda, ti invito a scrivere un commento sotto e ti risponderò volentieri. Ti suggerisco anche un video sulla visualizzazione, così che i tuoi incantesimi possano avere ancora molto più effetto. Te lo lascio nel pop-up qui o qui, non ho idea bene dove esca. Inoltre ti invito a iscriverti al mio canale, così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema esoterico, tolkieniano, nerd. E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao Mellon.